Mi chiamo Ivan Artistico. Sono Sabina. Tommaso. Daniela Bonfanti. Per me cucinare è un... oltre che un bisogno fisiologico, è un gesto d'amore. Io mi chiamo Cinzia. Massimo. Si mangia, mi piace mangiare bene. La cucina è una mia passione che ho sempre coltivato. Mi chiamo Erika Montanelli. Giuliana Ramini. Lucia D'Amerino. Rosa Piscopo. Cinzia Osai. Per me la cucina è arte, al pari della musica, della pittura o di tante altre cose. Il mio cavallo di battaglia è un filetto all'orientale. I risotti. Ne mangio a quintali e ne faccio a quintali. Le fave pugliesi, è una cosa che faccio spesso, il purè di fave. L'arista in forno. Risotto con verdure di stagione. La chiffon cake. La brumoise, l'ho sentita dire, la brumoise è... Eccoci, io sui nomi sono molto legato. Una sorta di cremina fatta con il fondo di cottura, però non ne sono sicura. Sono proprio termini che io non ho neanche mai sentito. Non saprei. La pasta. Credo che si riferisca un po' ai colori presenti nel piatto. Non ho idea. Mi dice qualcosa, ma ora non me lo ricordo per niente. Mi trovi impreparata. La brunoise è un tipo di taglio di verdura. La marisa. Credo che sia la preparazione del pesce adesso con limone, prezzemolo. Penso una torta, presumo, spero. La marisa è una torta. La farina, mai sentito. Sono termini che io ho già sentito, però non riesco ad associarli a niente. Una pasta alla verdura? No. È un attrezzo della cucina che è simile a un leccapentole. Immagino sia un frutto. Dovrebbe essere il frutto da dove si prendono i semi di cumino? Sinceramente è la prima volta che lo vedo. Non ne ho assolutamente idea. Mi dà un che di grande nespola, però non penso che sia. Non l'ho mai visto prima. Non so se l'ho mai visto, se è una maracuja. La cucina c'è sempre stata fin dall'antichità, il focolare. È un ambiente dove mi rilassa tanto. La cucina è il mio regno. È l'unico posto dove la quotidianità è effettivamente viva, a differenza delle altre stanze. È un ambiente dove amare il prossimo. Laboratorio, luogo di creazione. Rispecchia me stessa, ecco, la cucina è me stessa. Semplicemente direi questo è quello che so fare, assaggia e se te va, famo una ricetta insieme, dai. Carlo Cracco, provami. Insegnami. Per convincerlo gli direi che mi piace l'idea di giocare e mi piace l'idea di imparare. Mi piacerebbe scoprire ingredienti nuovi da utilizzare nelle cose tradizionali che io magari so cucinare. Cracco, mettimi alla prova.